Ultimissima chiamata per restare in Serie D per il Tolentino, ultimissima chiamata a sua volta per evitare guai troppo grandi in casa Avezzano. Il palcoscenico del Dei Marzi si presta così ad una gara senza possibilità di appello tra marzicani e marchigiani. L'avvio è subito di marca locale con Dos Santos che si guadagna e realizza il rigore che vale l'1-0 dopo l'atterramento subito da Gagliardini. L'Avezzano controlla intorno alla metà della prima frazione, trova anche il 2-0, sempre con Dos Santos lanciato, mortifero, verso la porta ospite e freddo davanti all'estremo del Tolentino. A chiudere un primo tempo quasi perfetto per i biancoverdi ci pensa la Bonia, che realizza anche il 3-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo e mette in ghiaccio la partita con il suo primo centro in biancoverde. Nella ripresa il Tolentino prova a ribaltarsi nella metà campo dell'Avezzano, ma senza grandi risultati. L'occasione più pericolosa è ancora di marca locale in apertura, fatta partire dalla Bonia in cerca della doppietta personale. Non succede più nulla con la squadra di Scorsini che si difende con ordine fino al 90esimo e trova dunque tre punti cruciali per la salvezza diretta, ora vicinissima. Per il Tolentino, dopo la sconfitta di oggi, il ritorno in eccellenza è invece davvero dietro l'angolo.